Noi chiediamo l'unità a tutti i costi, professiamo l'unità, vogliamo l'unità della categoria, non vogliamo divisioni, non vogliamo spaccature come le vogliono gli altri. Noi lanciamo un appello all'unità, un'unità sostanziale che viene dimostrata dalla presenza di tanti colleghi giornalisti che lavorano in Campania, che sono mal pagati, sottopagati, con 2 euro ad articolo. Questa è la dimostrazione che c'è bisogno di una grande unità della categoria in questo momento, unità che altri non vogliono. Perché vogliamo raccontare ai colleghi come si sono svolti i fatti realmente, senza nasconderci di tardito, raccontando fatti senza fare polemiche, ma nello spirito della grande collaborazione e nello spirito della chiarificazione che deve dimostrare quali sono le verità. Noi alle offese non rispondiamo, rispondiamo con i fatti. Sì, per l'unità della categoria e per la definizione di un sindacato che sappia effettivamente tutelare i nostri colleghi e che sappia in qualche modo essere controparte efficace sia rispetto agli editori privati ma anche con le istituzioni pubbliche che devono evidentemente agire per fermare la crisi forte che c'è sul mercato dell'editoria qui in Campania. Pensiamo che il compito del sindacato sia innanzitutto questo, cercare di trovare il modo per dare dignità professionale e un salario adeguato a chi ha delle competenze, a chi svolge questo mestiere, questo lavoro, soprattutto in un territorio come la Campania, così difficile, dove il pluralismo dell'informazione è evidentemente necessario per migliorare e per dare il contributo a migliorare la qualità della nostra amministrazione pubblica.